Paolo ci racconta. Prima del mio ingresso qui al Cufrat ero pieno di rancore per i miei fallimenti, per il rapporto sbagliato che avevo con i miei figli e per l'incapacità di dominare la mia dipendenza dall'alcol. Anche a sforzarmi non riesco proprio a ricordare un giorno in cui ero sereno. Ero sempre pieno di rabbia, di delusioni. Ero sempre chiuso in me stesso. Andavo a lavorare con il solo scopo di tenermi impegnato, perché il lavoro mi impediva di pensare ai miei problemi. E la mente offuscata dall'alcol non lavora e quindi non pensa. E così io ero tranquillo. Mi vedevo sempre in modo sbagliato. Non ero un bravo genitore e come padre ero pessimo. Bevevo anche sul lavoro e bevevo talmente tanto che spesso finivo in ospedale ed era sempre peggio. I miei cercavano di starmi vicino, di aiutarmi, ma io li allontanavo anche perché avevo paura di fargli del male, di farli soffrire. Un giorno però ho tirato fuori tutta la forza che avevo e mi sono rivolto ai servizi. Cercavo un modo e una possibilità per cambiare. Sono entrato in comunità e una volta entrato al Cufrat ho deciso che tutto sarebbe cambiato e ho cominciato piano piano a farlo. Per la prima volta mi sento sereno, mi sento in pace con me stesso e ho quasi paura a dirlo, perché mi sembra così strano di non avere più quel rancore che dominava la mia vita. Ora le mie giornate sono serene e penso di non meritarmi tutto questo, questa serenità, ma per mia fortuna c'è sempre qualcuno, un compagno pronto a ricordarmi e a dirmi, e che ognuno di noi vale.